Le raccolte differenziate sono un grande strumento sia per la tutela dell'ambiente sia anche per ricavare dei vantaggi economici per chi le pratica. È la dimostrazione che ambiente ed economia possono bene andare d'accordo. Questo significa che tutti quanti possiamo fare la nostra parte, sia soggetti privati che aziende che associazioni. Le raccolte differenziate e il livello di successo che si è raggiunto a Capannori sono appunto il frutto di un impegno costante e lungo nel tempo delle scuole, del comune, dei comuni che presto si associeranno al modello del porta a porta, e dunque è qualcosa di realmente utile e che sul campo ha dimostrato che può funzionare. Per i cittadini che praticano le raccolte differenziate, noi siamo in grado di offrire anche degli sconti molto interessanti, che vanno dal 10% per chi ha la compostiera, e nelle zone dove pratichiamo il porta a porta può arrivare fino al 20% di sconto sulla parte variabile della tariffa, che è circa la metà della tariffa stessa, grazie al fatto che ci sono degli obiettivi quantitativi sulle raccolte differenziate che ci siamo dati, e in base alle percentuali raggiunte al cittadino può arrivare uno sconto appunto addirittura del 20%. Sono un operatore in nascita interessato dalla raccolta porta a porta. Volevo ricordare a tutti il calendario dei giorni di raccolta dei rifiuti. Si comincia lunedì con la raccolta della frazione organica. In più, chi ha dei problemi di anziani o bambini, c'è la raccolta dei pannoloni e pannolini. Poi si passa al martedì con la raccolta del multimateriale, plastica, vetro e quant'altro. Il mercoledì abbiamo doppia raccolta con la carta e di nuovo la frazione organica. Il giovedì raccogliamo tutto quello che non abbiamo separato nei giorni precedenti, cioè vale a dire il non riciclabile. Il venerdì di nuovo la raccolta del multimateriale e si chiude il sabato con la raccolta di nuovo con la frazione organica. Inoltre facciamo una raccolta l'ultimo venerdì del mese degli oli usati, di cucina logicamente, e in più l'ASCIT è a disposizione per la raccolta degli ingombranti. Questa viene fatta su richiesta, su appuntamento domiciliare gratuita, fino a un tot di metri cubi. Per la raccolta di pile usate ci sono vari conferimenti da fare. Di solito chi vende quelle nuove c'ha anche i bidoncini per la raccolta di quelle usate. E alle farmacie ci sono le raccolte dei medicinali scaduti. In più c'è l'isola ecologica di Saranetti, nella quale si possono portare vari ingombranti o tutti quei materiali che non vengano raccolti dalla raccolta, sia porta a porta che anche chi non è interessato da questo nuovo tipo di raccolta. Chi volesse chiedere chiarimenti o avesse dei problemi per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta può telefonare al numero verde 894 29 51, che è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 7 la sera. Abbiamo riscontrato un generale apprezzamento per questo tipo di raccolta, anche proprio dalle persone che hanno più difficoltà, tipo gli anziani, perché si sono resi conto che andando proprio casa per casa trovano facile proprio conferire rifiuti all'ASCIT. I cittadini, anche quelli un po' titubanti, si sono resi conto che è un servizio migliorativo rispetto a quello che c'era prima, e sono tutti contenti, riceviamo anche complimenti.